oggi quello in che Europa, sta dicendo il vicepresidente Rampelli, lo chiedo anche a Luca Sommi, poi arrivo a Pietro Senaldi, è il fatto che con sigle umanitarie, con ONG, talvolta, sono accuse che sono state mosse più volte, la sinistra, alcuna parte della sinistra, possa anche avere un giro di affari. E questa è un'accusa che viene ciclicamente mossa, e quando ci sono dei casi concreti, questa cosa diventa una catastrofe. Questo è il punto. Beh, questa cosa dovrebbe insegnare diversi punti. Il primo, che la politica dovrebbe stare lontano da qualsiasi lobby, buona o cattiva che sia, perché le lobby sono portatrici di interessi di parte. La politica deve fare l'interesse collettivo. E quindi vediamo che anche quando hanno la parvenza di essere lobby benefiche a favore dei più poveri, eccetera, però poi ci sono sempre dei problemi. La politica deve avere un'autonomia esistenziale. Sono solo lobby, Luca. Adesso sì, vi faccio vedere il cartello, c'è una quantità di lobby. Ci vorrebbe una legge che regolamentasse un po' questa cosa. La politica deve avere un'esistenza indipendente dalle lobby. Punto primo. Punto secondo, la sinistra. Non è vero che ci sono le mele marce. È sistemica la cosa. Ormai sono troppi anni che la sinistra ha abdicato a quella questione morale sollevata da Berlinguer nel 1981. No. Ricci, scusa, fammi finire. No, non lo dire a me, non lo dire ai tanti allora, amministratori Berlinguer... che portano avanti quell'idea tutti i giorni. No. Non puoi generalizzare, non te lo consento. Devi generalizzare. Ma se mi fai finire la frase non capirai. Non devi generalizzare. Ti sto dicendo. Perché che se generalizzi mi offendo e offendi migliaia di militanti e centinaia di amministratori. No, ma per me si può offendere chiunque. Io sto dicendo che la questione è sistemica. Non sono le marce, ci sono stati negli anni anche nella sinistra tantissimi casi di corruzione e questo non è l'ultimo e non sarà l'ultimo. Ma fammi finire la frase. Quando Berlinguer nell'81 denunciava la questione morale, diceva una cosa molto chiara, diceva che i partiti erano diventati delle macchine di potere e di clientela senza nessuna aderenza sui bisogni dei cittadini, con idee, ideali, programmi vaghi e che gestivano interessi contraddittori e diceva spesso loschi. Non è la fotografia di oggi, non prende tutta la comunità, così come non prende tutta la comunità di destra, ma non ci sono quando succede a sinistra alcune mele marce e quando a destra è sistemico. È sistemico nel sistema della politica, che è lontana, però, scusami, da quell'etica che serve io sono e che evocava Berlinguer. Scusa. In campagna elettorale si diceva la pacchia è finita, riferendosi all'Europa, e poi si fa una finanziaria che avrebbe dovuto scrivere Mario Draghi e che oggi è stata tutto sommato approvata, salvo quei deliri sul contante e il POS. Però c'è una legge del contrappasso in tutta questa storia. Mentre la sinistra è permeata dalle infiltrazioni corruttive, in questo senso intendevo sistematico, è chiaro che la maggior parte sono persone, brave persone, ma sia a destra sia a sinistra, è l'infiltrazione che è sistematica, perché le persone che hanno trovato non erano persone che passavano per strada, erano persone strutturali di un certo mondo politico. Detto questo, dov'è la legge del contrappasso? Che trovano dei corrotti pieni di contanti e il governo italiano cosa sta facendo proprio in questo momento? Sta alzando il tetto del contante. Ha visto chi ha il contante in tasca? Queste persone, non le persone che prendono uno stipendio. Perché prima ho fatto questa battuta, lo stipendio ma era una battuta. Sul conto corrente. Cerchiamo di non farlo diventare una cosa seria, perché appunto io quando l'ho usata per sorridere su una situazione drammatica. Per dire, questo è l'esempio plastico di dove sta il contante. Il contante sta spesso nel malaffare, ma soprattutto avete inserito nel decreto rave, il cosiddetto decreto rave, avete inserito la salva corrotti, che era prima la spazza corrotti. Avete depenalizzato la corruzione della politica, cioè avete reso non più ostativo il reato di corruzione per le depenalizzazioni, diciamo, penitenziarie. Cioè oggi un politico che si fa corrompere, un corrotto e un corruttore, non vanno più in carcere rispetto a prima. L'avete fatto al Senato e avete visto che l'esempio vi è arrivato di rimpetto immediatamente. Grande corruzione con contanti in valigia. Sembra una legge del contrappasso. Perché non vanno più in carcere i colletti bianchi? Perché possono avere gli arresti domiciliari e non vanno più in carcere? Perché avete depenalizzato? No, io ripeto, questo provvedimento è in corso e quindi lo stiamo anche aggiustando. Se c'è qualche anomalia e qualche cattiva interpretazione, si fa sempre in tempo, come abbiamo fatto per tante altre questioni. Mi sembra che Rampelli non sia un entusiasta di questo provvedimento. Non sono entusiasta, ma non le voglio mettere. Filosofia. Sono assolutamente d'accordo con Sommi, con quello che diceva in studio, perché sono sicuro, sentendo la discussione che c'è stata in studio, sono sicuro che se questo scandalo, se questo episodio di Tangenti fosse successo in Italia, ci sarebbe stata la discussione garantista sul fatto che non potevano essere condannati, che vanno ritenuti innocenti, mentre come avete visto qui questo non è accaduto, però Corrao la fermo perché come vi avevo predetto io.